Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare della mia prima volta. Cosa avete capito? La prima volta con uno smartphone Meizu. In particolare ho tra le mie zampe un Meizu Pro 6. Sappiamo perfettamente che è un telefono che è già uscito da un po' di tempo, ma lo stiamo provando in vista del Mobile World Congress, dove verrà presumibilmente presentato il Meizu Pro 7, che la leggenda narra debba avere un corpo Unibody in titanio. Fighissimo! Visto che non avevamo mai provato un mezzo in vita nostra, ecco qui tra le nostre mani questo Meizu Pro 6. Per chi non avesse mai sentito parlare di Meizu, è una società, come suggerisce il nome stesso, cinese, nata in Cina, l'ho già detto in Cina, sì, nel 2003, e ha sede a Zhuhai, una città nel sud. Cita! Una Una città! città. Una città nel sud della Cina. Quante volte ho detto Cina? Vabbè, vicino a Hong Kong, hai capito? Adesso è chiaro. Più o meno, va bene. Ma quali sono le caratteristiche principali degli smartphone Meizu? Principalmente sono due. Ecco, no, non quello che state pensando, cioè il design non è tra questi, ma ne parleremo più tardi. Infatti, il design è qualcosa di già visto da una società che ha un frutto qua dietro, però ne parliamo dopo. Sì, ti devo riavviare. Ho avuto un attimo contro l'alt-cancio. Le due caratteristiche principali sono quindi il tasto centrale multifunzione M-Touch, che dopo vi faccio vedere come funziona, e il riavviami di nuovo. E l'interfaccia Flyme, che è basata su una personalizzazione molto approfondita di Android 6.0 Marshmallow. Boni, fame. Prima però di dargli un'occhiata più da vicino, vediamo le sue caratteristiche tecniche. Meizu Pro 6 è un device dual SIM caratterizzato da un corpo unibody composto al 98% da metallo ed è dotato di un display AMOLED Full HD da 5,2 pollici. A bordo troviamo il chipset Helio X25 a 10 core, una CPU Cortex A72 e una GPU Mali T880, accompagnati da 4 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna e da una batteria da 2560 mAh. La fotocamera posteriore è da 21 megapixel, vanta un sensore Sony IMX230 ed è affiancata da un flash ring con 10 LED a doppia temperatura, 5 gialli e 5 blu. Il sistema operativo è Android 6.0, mentre l'interfaccia è la Flyme 5. Ecco qui velocissimamente che cosa contiene la scatola di Meizu Pro 6. Allora, qua c'era il telefono, così. In questo... Non riesco più a tirarlo via! Casino di quello che vabbè. Questo è il Meizu Pro 6. Ma vabbè, ma che roba complicata. Qua dentro troviamo il cavo tipo C all'interno più il caricabatterie. Questo è il suo auricolare. Tac, via scatola, grazie per la tua partecipazione. Allora, ciao. Eccolo qui il nostro Meizu Pro 6. Vediamolo subito nella parte dietro. Come potete vedere, è fatto tutto in metallo. Qui abbiamo fotocamera da 21 megapixel e questo è l'elegantissimo flash ring. Meizu sul suo sito dice che hanno cercato di fare il possibile in modo che il telefono sia simmetrico in ogni sua parte. Infatti è tutto posizionato nella parte centrale e anche sotto, tutto sommato, è abbastanza simmetrico. Nella parte inferiore troviamo lo speaker, l'ingresso per la ricarica e il jack per le cuffie. Sulla parte destra invece troviamo il bilanciere del volume e il tasto per l'accensione. Sulla parte sinistra invece troviamo l'ingresso per la doppia SIM, ma senza la possibilità di espandere la memoria, quindi qua dentro solo le due SIM. Sulla parte in alto invece abbiamo solo e soltanto il microfono. Vediamo ora come funziona il tasto M-Touch. Innanzitutto potete sbloccare il telefono in questo modo, track, veloce ma non velocissimo, quindi diciamo che si posiziona abbastanza bene. L'altra cosa particolare del tasto è che è multifunzione. Vi faccio vedere, entriamo su Facebook
entro sul mio profilo, voglio tornare indietro, posso utilizzare il tasto per tornare indietro, quello dell'app, altrimenti, oh, che simpatica umorista, altrimenti toccando leggermente il tastino vado indietro in questo modo. Se invece voglio tornare al tasto home, semplicemente lo premo. Se lo premo a lungo si spegne lo schermo. Abbiamo quindi un tasto multifunzione, molto carina l'idea. Il tasto poi è abbastanza grande e anche se avete i ditoni è comodissimo. L'altra cosa è il 3D, com'è che si chiama? 3D Press. Possiamo per esempio avere delle shortcut. Vado sulla fotocamera, tengo premuto, posso decidere se registrare un video oppure se utilizzare lo specchio. Mi, che beautiful che sono! Aspetta, sono beautiful. Poco poco, leviga la pelle. Torniamo indietro. Altra cosa, per esempio, altra impostazione del 3D Touch, questo, sui contatti, quindi nuovo contatto, e anche nelle impostazioni. Dove sono le impostazioni? Qua. Eccoci, VLAN, accessibilità, info sul telefono. A me sembra abbastanza veloce, non so tu Erika, ma non è male. Vedete che apre abbastanza in fretta il tutto, soprattutto se tenete conto che ho un paio di app in background. Scancella tutto. Guardiamo ora il menu della fotocamera, perché ci tenevo. Le foto non sono malaccio. Questa è una foto fatta con il flash, quindi abbastanza buio, il flash ring non è per niente male. Poi ho fatto un paio di foto, no, questa no, ho fatto un paio di foto in giro per Milano. Fotocamera da 21 megapixel si comporta abbastanza bene, soprattutto perché il sensore è un sensore Sony. Anche la fotocamera frontale, che bella, anche la fotocamera frontale non è male. Andiamo a vedere il menu, auto, manuale, video, very beautiful, panorama, refocus, slow motion, macro e GIF. È carinissima la versione delle GIF perché potete fare dei mini video e poi creare subito delle GIF. È carinissima questa cosa, per esempio potete fare, che ne so, lui la crea, diventa subito una GIF e potete salvarla come se fosse una vera e propria GIF e condividerla poi sui social. Molto carina questa idea, mi è piaciuta tantissimo. Entriamo anche nelle impostazioni. Multiframe low light mode dovrebbe ridurre il rumore quando in condizioni di scarsa luminosità. Sinceramente non ho visto tantissima differenza, però vabbè. Abbiamo l'HDR, le griglie, e queste sono le impostazioni principali. All'interno delle dimensioni foto potete modificare anche le dimensioni della fotocamera frontale. Io ho messo 5 megapixel. Invece se entriamo nella modalità video, registra video in 4K. La particolarità di Flyme, che è l'interfaccia sviluppata da Meizu, è il fatto che sia una versione di Android pulitissima. Qui non c'è niente di niente, neanche lo store. Vi si aprirà quindi questa prima schermata con delle mini app, pochissime, perché è veramente pulitissimo una volta che lo accendete, così poi potete caricare sullo smartphone solo quello che desiderate. Questo secondo me rende lo smartphone un po' più veloce e meno pieno di app fra virgolette invasive, e devo dire che l'interfaccia mi piace, molto carina e è abbastanza intuitiva. Passiamo ora ai pro e ai contro di questo Meizu Pro 6. Ecco, innanzitutto una piccola premessa: cercate di farvene una ragione sul design, perché come abbiamo detto prima è un design già visto. Se ve ne fate una ragione su questa storia, vi accorgerete che la qualità costruttiva è veramente ottima. Il telefono è massiccio e quando lo tenete in mano vi dà una bella sensazione di... come... trovami un aggettivo, Erika, un aggettivo? Vai! Entro stasera! Non lo so! È come il 3310! È come il di quelli che se lo lanci si rompe la parete, va bene. Sì, è veramente massiccio. Poi il fatto che sia la parte dietro in metallo dà proprio quella sensazione di robustezza. Sentite qua? Toc toc, c'è qualcuno, mi sto rompendo le nocche! L'altra cosa molto carina è il consumo di banda nella parte in alto dello smartphone. Infatti qua sopra potete vedere quanta rete sta consumando il vostro smartphone. E vi assicuro che quando aprite Instagram vi viene da piangere.
Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il tasto centrale polifunzionale M-Touch. All'inizio ero un po' disorientata perché, come vi dicevo, non avevo mai provato un mezzo fino ad ora, ma quando ci prendete l'abitudine è una figata assurda. Altra cosa molto carina è il flash ring che trovate sulla parte posteriore dello smartphone. All'inizio io non avevo capito che era un flash ring, ho detto a Erika: guarda, c'è un'imprecisura di diamanti qua dietro. E lei mi ha detto: guarda che è il flash. Ops. Altra cosa che rende l'esperienza d'uso molto più fluida è il 3D press. Ecco, anche questa è una cosa già vista, però è molto molto comoda. Passiamo ora ai contro. Il primo contro è che la versione di Android è la 6.0. Ci aspettavamo un più o meno 7. Speriamo che nel Pro 7 ci sia Android 7. Quanti 7? Mi viene già mal di testa. Quanti numeri, eh? Prova a farmi una tabellina. Di che cosa? Una tabellina a caso. Del 2, mi sembra quella che ha lato portato. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' me è il fatto che la memoria interna non sia espandibile. Signori di Meizu, io 32 giga li finisco subito, avrei bisogno di una micro SD per espandere tutta questa memoria. Purtroppo non si può fare, speriamo che nel Pro 7 questo cambi. Un'altra cosa che ci chiedete tantissimo nei commenti degli smartphone sono le impostazioni della fotocamera oppure le possibilità di utilizzo. Una di queste è l'hyperlapse, che non è presente, quindi non potete fare hyperlapse, timelapse, chiamateli come volete, c'è solo lo slow motion. E anche questo, uffa. Adesso vi devo dire i prezzi e io so già che non me li ricorderò mai. Ci provo, vediamo se Erika mi suggerisce tipo quei didi da dietro. In ogni caso, 369 euro per la versione da 32 giga e 459 euro per la versione da 64. Incredibile. L'ho detto giusto. Comunque, facciamo delle piccole considerazioni finali. Innanzitutto mi sono accorta che Meizu è una società abbastanza coraggiosa, ma soprattutto onesta, per un semplice motivo: nelle schede tecniche dei loro siti troverete che dichiarano senza problemi che il sensore della fotocamera è Sony e che invece il display è un Samsung AMOLED. Questo significa che il produttore Meizu si affida a dei fornitori comunque di un certo livello e lo dichiarano senza nessun tipo di problema, e questo credo che sia molto onesto da parte loro. In definitiva, Meizu Pro 6 è uno smartphone ben costruito e dalle ottime prestazioni. Infatti, con tantissime app aperte in background, non si è praticamente mai inchiodato, e questa è una cosa ottima per quelli come noi che stressano tantissimo lo smartphone. La batteria è da 2560 mAh, se non erro. Non è tantissimo, però tutto sommato è durato quasi una giornata, tutto sommato non è proprio malaccio, ecco. Le prestazioni quindi sono tutto sommato da smartphone di fascia alta e il prezzo non mi sembra essere comunque così elevato, soprattutto perché nella la sua concorrenza lo stesso tipo di telefono li posiziona gli smartphone a un prezzo un po' più alto. Quindi direi che per adesso questo Meizu Pro 6 è super promosso e non vediamo l'ora di provare suo fratello maggiore, il Pro 7, al Mobile World Congress. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, andate a vedere degli altri video che vi consigliamo. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di lasciare tanti bei like, perché noi vi vogliamo tanto benissimo. Ecco, mi sono adornata. Se avete qualsiasi dubbio, Erika come al solito sarà pronta a rispondere alle vostre domande. Dietro lì che fa tipo che palle. Tanti baci e tanti abbracci a tutti, ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao! Saluta Erika, saluta Erika, saluta Erika. Bravo! Ciao.